Ciao ragazze, oggi video tag dedicato interamente ai rossetti. Questo video sarà in collaborazione con la mia amichetta dolcissima Martina. Qui su YouTube la trovate come LittleSnake90. Ti mando un bacio grandissimo tesoro e ti ringrazio ancora tanto per questa collaborazione. Io sono davvero felicissima di poter fare questo video in collaborazione con lei, perché ormai io e Martina siamo diventate delle vere e proprie amiche, almeno personalmente la ritengo una vera e propria amica, perché ci sentiamo quotidianamente più volte al giorno, parliamo del più, del meno, parliamo delle nostre vite private, ovviamente anche delle cose un attimino più frivole. Quindi proprio per questo motivo sono davvero felicissima di poter fare questo video in collaborazione con lei, e sono stata anche felicissima di poterla conoscere personalmente all'incirca 2 mesi fa, verso la metà di aprile. Ovviamente, essendo entrambe malate di rossetti, essendo entrambe affette dalla cosiddetta rossettite, non potevamo far altro che registrare insieme questo video collaborazione sui rossetti. Si tratta di un video tag molto carino che ultimamente sta girando parecchio qui su YouTube. Infatti l'ho visto sul canale di Betta, la mia amica Betta Bella, e anche sul canale di Eleonora, ovvero Eleonora Manni, e mando un bacio grandissimo ad entrambe. E si tratta di un video tag composto da una decina di domande. Ho qui il mio quaderno, sono esattamente 8 domande, ovviamente inerenti ai rossetti, quindi partiamo subito con questo video tag. Dunque, la prima domanda dice: balsamo e trattamento labbra preferito. Io ho 2 prodotti da mostrarvi, un burro cacao e uno scrub per le labbra. Per quanto riguarda il burro cacao, devo essere sincera, questa è una delle mie categorie preferite per quanto riguarda il make up, per quanto riguarda la cura delle labbra. Infatti io sono una vera e propria patita di burro cacao, ne compro tantissimi, ne testo tantissimi anche nello stesso periodo contemporaneamente, e stavolta ho deciso di parlarvi di un balsamo per labbra, di un burro cacao, che mi ha piacevolmente stupito. Lo sto utilizzando all'incirca da un mesetto e mezzo, e sto parlando del balsamo labbra idratante protettivo della linea Viviverde di Coop. Questo qui contiene 4,8 grammi di prodotto e costa all'incirca 2 euro. Si presenta di questa colorazione giallina, ha una consistenza burrosa, cerosa, e tra l'altro ha anche un ottimo inci, perché come sappiamo questa linea Coop della Viviverde ha degli ottimi ingredienti, degli ottimi inci, degli inci assolutamente verdi. Dunque, perché mi piace questo prodotto e perché ve lo consiglio? Mi piace perché, come anticipato prima, ha una consistenza burrosa, cerosa, che si fa sentire sulle labbra, le idrata, le nutre nel profondo realmente, e crea una sorta di barriera, di film protettivo, che vi lascia le labbra belle morbide, idratate e setose per l'intera giornata. Non va riapplicato più volte durante il giorno, nel senso che io lo applico la mattina e la sera, certe volte anche solo la mattina o la sera, e devo dire che il risultato mi piace tantissimo, perché ho sempre delle labbra morbide, setose e pronte per l'applicazione del rossetto, comunque di un prodotto labbra. Per questo motivo ve lo consiglio, è un ottimo prodotto, ottimo rapporto qualità, quantità e prezzo, quindi super consigliato e super promosso. Per quanto riguarda invece lo scrub per le labbra, voglio assolutamente consigliare questo prodotto di Bioficina Toscana. Questo nello specifico è lo scrub labbra goloso nella versione aroma dolce. Sono esattamente 15 ml di prodotto, costa tra i 6-7 euro, dipende da dove andate ad acquistarlo, solitamente questo è il prezzo. Si presenta di questa colorazione marroncina e all'interno presenta dei granuli che hanno una consistenza media, quindi né troppo grossi né troppo fini, una consistenza media che vi permette assolutamente di scrubbare, di esfoliare le labbra nel profondo. Le scrubba davvero molto bene, però allo stesso tempo non è aggressivo, quindi non va a seccare le labbra, anche perché all'interno contiene degli olietti che vanno a idratare, a nutrire le labbra, quindi avete sia un effetto scrubbante, un effetto esfoliante e profondo, però allo stesso tempo avete anche un effetto di labbra morbide, vellutate e idratate. Quindi per me questo è un prodotto assolutamente promosso, un prodotto top. La seconda domanda dice: il rosso che cattura lo sguardo?
Ovviamente non posso far altro che mostrarvi il famosissimo e celeberrimo Ruby V di MAC. Questo qui per me è il rosso per eccellenza, il rosso perfetto. Si tratta di un rossetto retro matte, quindi dal finish opaco, totalmente asciutto. E questo è appunto il colore nello stick. Si tratta di un rosso dal sottotono freddo, anche se devo dire che sulle mie labbra il sottotono è abbastanza neutro, anzi quasi vira quasi al caldo. Questa è la colorazione, il rosso perfetto per eccellenza, e ovviamente ve lo straconsiglio perché i rossetti MAC sono dei rossetti di qualità, costano, però sono dei rossetti di qualità, sono dei rossetti molto pigmentati, quindi colorano molto bene le labbra, le riempiono e hanno anche un'ottima durata. I retro matte in particolar modo e anche i matte tendono a seccare le labbra, però vi assicuro che in particolar modo il Ruby V, così come tutti i retro matte, lascia un effetto velluto sulle labbra, lascia delle labbra bellissime, vellutate, setose, colore pieno, insomma ne vale davvero la pena. Magari una volta ogni tanto, se ci vogliamo togliere uno sfizio, io ve li consiglio nel modo più assoluto perché sono i miei rossetti preferiti, sono dei prodotti top e super consigliati. La terza domanda dice: miglior prodotto per labbra di lusso e low cost. Per quanto riguarda il low cost, quindi l'economico, io vi consiglio assolutamente questi rossetti della linea permanente di Essence. Io ho tre colorazioni, nello specifico 03 Dark to Wear, 07 Natural Beauty e 09 Wear Berries. Ve li ho già swatchati sulla mano e queste sono le tre colorazioni. Il rosso fragola accanto al Ruby V è il numero 03. Poi abbiamo il numero 07 Natural Beauty e infine questo ciclamino violetta è il numero 09 e tra l'altro è anche il mio preferito tra questi tre rossetti che ho acquistato. Io vi consiglio assolutamente questi rossetti perché sono innanzitutto molto economici, costano meno di 3 euro, all'incirca 2,79 euro. Hanno un inci assolutamente buono, accettabile, sono molto pigmentati, abbastanza duraturi sulle mie labbra, durano dalle 3 alle 5 ore, sono matte nel senso che non contengono sbrilluccichini o perlescenze ma lasciano un finish lucido sulle labbra che durante le ore va ad asciugarsi e lascia appunto questo bel colore sulle labbra, un colore pieno anche con poche passate. Quindi per tutta questa serie di motivi questi sono i miei prodotti migliori, preferiti per le labbra per quanto riguarda l'ambito low cost. Per quanto riguarda invece il miglior prodotto labbra di lusso, quindi il prodotto labbra preferito più costoso, ovviamente io vi consiglio i rossetti MAC. Io ho 6 colorazioni e nello specifico ho appunto il Ruby V, Please Me, Kinda Sexy, poi ho Cosmo, Diva e Flat Out Fabulous. Questi sono i rossetti MAC che io possiedo. Io ve li consiglio, vi ripeto, perché sì, sono dei rossetti costosi, costano 18,65 euro, però vi assicuro che ne vale assolutamente la pena perché sono dei rossetti super iper pigmentati. Poi ovviamente dipende anche molto dal finish che andate a scegliere. I miei preferiti sono i retro matte, i matte e gli amplified. Sono molto molto pigmentati, molto duraturi sulle labbra perché hanno una durata davvero estrema che va anche dalle 6 alle 8 ore e hanno delle colorazioni stupende, una vasta gamma, una vasta scelta di colori tra i quali scegliere, quindi ve li consiglio nel modo più assoluto e questi sono assolutamente i miei prodotti labbra preferiti di lusso. La quarta domanda chiede: miglior rossetto MAC? Io ho deciso di mostrarvene due perché uno è un colore nude, quindi portabilissimo in qualsiasi occasione, e l'altro invece un colore un attimino più particolare, e partiamo proprio da questo perché questo è in assoluto il mio rossetto MAC preferito e si tratta del famosissimo Flat Out Fabulous. Questo è un retro matte e si tratta di un fucsia molto molto particolare, devo dire che personalmente mi piace tantissimo. È un fucsia dal sottotono freddo, è esattamente questo qui sullo stick, vedete? Ve lo mostro swatchato sulla mano. E questo è appunto il rossetto, questo qua sotto, anche se devo dire che dalla videocamera non rende molto, magari vi lascerò una foto mia con questo rossetto indossato.
E devo dire che mi piace tanto, perché è un colore che personalmente mi piace tantissimo. Io sono un amante di queste colorazioni così fredde, violacee, sul ciclamino fucsia molto freddo, quindi questo è per me il mio rossetto MAC preferito. E per quanto riguarda invece la colorazione nude, il mio rossetto preferito è Cosmo. Cosmo è un amplified, il finish è un amplified, e si tratta di questo rossetto nude rosato, portabilissimo da davvero in qualsiasi occasione. Ve lo mostro accanto al rossetto che vi ho mostrato prima, e questo è appunto Cosmo. Vedete, questo nude rosato molto molto cremoso, perché gli amplified sono molto cremosi, e mi piace tanto perché lo utilizzo davvero sempre. Quando non so quale rossetto indossare, indosso questo e davvero faccio un figurone, insomma vado tranquilla, vado serena, perché mi piace davvero tantissimo l'effetto sulle labbra. Quindi questi sono in assoluto i miei rossetti MAC preferiti. Ovviamente mi trovo bene con tutti i rossetti MAC, ma se proprio devo scegliere uno o due rossetti MAC preferiti, sono proprio questi qui, Flat Out Fabulous e Cosmo. La quinta domanda dice: il prodotto per labbra più deludente? In realtà io non ho nulla da mostrarvi, nel senso che non ho prodotti labbra deludenti che mi hanno deluso, per i quali insomma mi sono pentita. In realtà io ogni volta che faccio un acquisto cerco di ponderare bene l'acquisto, nel senso che magari faccio delle ricerche, leggo delle recensioni, guardo dei video review. Quindi non mi capita di incappare in delle delusioni. La sesta domanda invece chiede: matite per labbra sì o no? Assolutamente sì, e ovviamente vi mostro le mie matite labbra preferite, che sono le pastello di Neve Cosmetics. Queste sono le pastello labbra, io ho 5 colorazioni, e nello specifico ho la colorazione fenicottero, che è un bel fucsia, ve le mostro qui. Poi ho la colorazione sfilata, che è un bel rosso fragola amaranto. Poi ho la colorazione ballerina, che è un nude, quindi portabilissimo sempre in qualsiasi occasione. Una delle mie preferite, ovvero Amore, che tra l'altro è un acquisto anche abbastanza recente ed è quella che indosso sulle labbra. Infine la colorazione vino, un bel borgogna vino bello intenso. Queste sono le colorazioni, queste qui vedete di lato. Queste matite mi piacciono tantissimo perché posso utilizzarle sempre in qualsiasi occasione. Io le utilizzo sia per contornare le labbra, per riempirle, e vado ad utilizzarle anche come rossetti veri e propri, perché sono delle matite molto cremose, molto idratanti, che si stendono molto facilmente, sono molto confortevoli, hanno un'ottima durata e un'ottima pigmentazione, quindi io ve le consiglio nel modo più assoluto. Hanno anche un ottimo inci e costano, se non erro, 4,80 euro, quindi rapporto qualità prezzo e anche quantità, perché sono belle lunghe, assolutamente ottimo ottimo ottimo. La domanda numero 7 chiede: miglior gloss? Anche qui in realtà io non ho nulla da mostrarvi, perché in realtà non sono un amante dei gloss del lucidalabbra. Se proprio devo consigliarvi qualcosa, vi consiglio però i lip gloss, i gloss della Kiko, della linea Extra Volume, perché li ho provati, ne ho provato qualcuno e mi sono piaciuti tanto. Però in linea generale io non utilizzo gloss, non utilizzo lucidalabbra, proprio perché non mi piace l'effetto sulle labbra, questo effetto appiccicaticcio per personalmente non mi piace tanto, quindi non li utilizzo e non ho nulla da mostrare. L'ultima domanda chiede: qualcosa in più, un extra? Io vi mostro assolutamente uno dei miei rossetti preferiti, e questo è il rossetto Rimmel della linea Kate Moss. Questo è nella colorazione 104 e, come potete vedere, l'ho utilizzato davvero tantissimo. Questo è un color rosa, rosa antico, rosa freddo, che personalmente mi piace tanto tanto tanto, ve lo mostro qua sotto. Questo fa parte della linea matte, e questo qua sotto fa parte della linea matte, nel senso che non contiene glitter, brillantini, sbrilluccichini all'interno, e si aggrappa nel vero senso della parola alle labbra. Ha un'ottima pigmentazione, un'ottima durata, è anche abbastanza economico, perché costa a prezzo pieno 7,90 euro, ma spesso va in offerte, potete trovarlo anche intorno ai 5-6 euro.
anche questo ho saputo che ha un inci assolutamente accettabile e ve lo consiglio assolutamente. Io ho provato solo questa linea con la confezione rossa, quindi con il finish matte, quindi vi consiglio questo, però non escludo di acquistare anche i rossetti nell'altra variante che hanno invece un finish più lucido. Questo qui, il numero 104, assolutamente promosso e consigliatissimo. Infine, visto che stiamo parlando di rossetti, il tag è terminato, però visto che siamo in argomento, stiamo parlando di rossetti, voglio farvi un regalino. Vi regalo un rossetto della linea I'm Pupa, di Pupa appunto. Questo qui è nella colorazione 406 e ho scelto una colorazione pazza per l'estate. Ve lo apro, ma vi mostro velocemente la colorazione. Questa è la confezione specchiata e il colore che ho scelto è un fucsia. Un fucsia davvero bellissimo per questo periodo estivo che si sta avvicinando, ormai siamo in estate, quindi un colore davvero pazzesco, stupendo per il periodo estivo, e ve lo voglio regalare perché io mi sto trovando benissimo con il numero 107 che ho acquistato, quindi ve lo voglio assolutamente regalare. Cosa dovete fare? Semplicemente commentare qua sotto ed essere iscritte al mio canale. Avete una settimana di tempo per commentare qua sotto dal momento in cui ovviamente vedete questo video online, dopodiché sceglierò io il nome della vincitrice e ve lo comunicherò qua sotto e anche sulla mia pagina Facebook, quindi partecipate. Bene ragazze, questo è tutto, questo era il mio video tag sui rossetti. Io spero come sempre di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di esservi stata utile. Ovviamente come sempre, se avete provato questi prodotti, se li avete, fatemi sapere come vi siete trovate e che cosa ne pensate. Io mando un bacio grandissimo a Martina, un bacio grandissimo a tutte voi e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!